Vi presento un'applicazione per realizzare mappe dinamiche che si chiama GoConQR. È una mappa con una visualizzazione dinamica e di grande effetto per evidenziare i concetti. Se arricchita da note e immagini, rappresenta un ottimo strumento per dare rappresentazione ad un evento e fenomeno nelle proprietà che li definiscono. Offre immediata comprensione e visualizzazione di relazioni e legami nelle proprietà dell'oggetto. Come potete vedere, è molto facile da realizzare e poi vi entreremo nell'applicazione e vedremo come si fa per inserire immagini, testo, sfondo, formattare e formattare il testo. Vedete? Quindi si possono aggiungere anche note, risorse, immagini, media. E poi c'è proprio il bottone per navigare nella mappa. Molto bella. Adesso ci colleghiamo al sito. Il sito è questo, goconqr.com. Naturalmente bisogna loggarsi e una volta che ci si è registrati si fa sign up. Sign up. Quindi adesso ci colleghiamo a questa applicazione, Create. Vedete che ho la possibilità, oltre che creare mappe, di creare quiz, flashcard, slide set e note. Noi creiamo una mind map. Vedete che l'applicazione presenta già l'idea centrale e prima di inserire l'idea centrale noi possiamo mettere un background a nostro piacimento e abbiamo la possibilità di scegliere tra un modern, un pastel e un original. Scegliamo un original e mettiamo questo colore. E poi possiamo anche scegliere la forma del nodo, potremmo scegliere varie forme, esempio questa, noi teniamo quella originaria e al nostro nodo mettiamo un colore, possiamo mettere questo, possiamo allo stesso modo formattare, mettere il testo, scegliere un colore per il testo, quindi scelgo un colore bianco, esempio, e poi sceglieremo la grandezza del nostro testo. Volevo fare una mappa sul programma. Scusate, programma. Delle idee associate, di Maria Montessori. Mettiamo M, quindi facciamo brevemente un esempio. E questa è l'idea centrale. Dopodiché possiamo aggiungere. Come vi dicevo, il testo può essere comunque ingrandito o rimpicciolito attraverso gli strumenti che abbiamo qui a disposizione. Ecco. E vedete? Posso aggiungere con il più, trascinando un'idea. Un'altra idea, in questo caso scriverò raccordo.
che il programma delle idee associate è un raccordo e posso mettere tra bisogno e possibilità ambientale. Di soddisfarlo. Ok, posso naturalmente, ora che ho fatto questa casella, ridimensionare questa casella che ho associato e poi sempre dal centrale posso aggiungere un'altra idea. In questo caso metterò, si procede dal vicino al lontano. Ok. Potrei voler aggiungere a questa casella una nota, vedete con la possibilità qui di aggiungere una nota. Esempio, potrei mettere attivando esperienze pratiche e processi percettivo visivi. Quindi ho aggiunto, come vedete, una nota al testo. Ok, cliccando quindi potrò vedere successivamente la nota. Volevo aggiungere anche un link, c'è la possibilità di aggiungere questo. Qui mi chiede di attach resource e mi dice di cercarlo e posso cercarlo tra i miei study resource e le risorse pubblicate oppure quelle di Go con QR. E mi chiede anche il tipo di risorse che voglio cercare, metto tutto, cerco esempio, tanto per un esempio, Montessori. Vediamo se mi trova qualcosa. Cerco. Cerca le mie, quindi cerco tra le pubbliche resources. Vediamo, mi dà le pubbliche resources e metto magari questa. Ecco. Voglio attaccare questa risorsa. Ok. Un po'. Vediamo se la sì, l'ha attaccata. Ok, attach e vedete che mi ha attaccato la risorsa che posso poi rimuovere. Quindi close. Quindi vedete, ritorno indietro per farvi vedere che ha aggiunto la risorsa. Close. Posso aggiungere anche altri rami. Da ramo centrale, esempio, attiva, mettiamo qualcosa, attiva processi. E potrei mettere quali, associazione. Metto un altro. E
osservazione. Ne metto un altro. Espressione. Adesso voglio inserire un'immagine con Insert Image, vado nel mio browser e metto un'immagine, apri, vedete che mi sta caricando l'immagine, sposto l'immagine, la posso ridimensionare come mi pare. Posso vedere di questa risorsa, posso la risorsa renderla visibile o solo a me o a quelli registrati a Go con QR oppure a Word a tutti, quindi mi dice che comunque la mia risorsa deve avere un titolo sicuramente e che poi dirò che darò i permessi che quelli che hanno hanno la possibilità di vederlo possono solo vederla questa mappa oppure prenderne una copia. Facciamo prendere una copia, va bene. Close, ok. E quindi la mia mappa delle idee associate, come potete vedere, è quasi pronta. Posso, o facendo scorrere la rotella del mouse, o agendo qui, vedete, ingrandire o rimpicciolire la mia mappa. Sempre da questo menu posso vedere un preview. Posso generare delle note anche da qui, posso fare il download in PNG, posso vedere il tracing mode e poi ho alcune azioni che posso fare, ma nella versione free ho la possibilità soltanto di fare play this resource. Ora vediamo che mi fa il play della resource. Vedete che quindi la mappa è una mappa dinamica e molto efficace dal punto di vista visivo. Ecco, questo è il risultato finale della presentazione della mappa fatto con questo software, questa applicazione online che si chiama goconqr.com.